Nell'estate del 1536, Francesco Maria della Rovere, duca d'Urbino, scrive una lettera per chiedere che gli venga restituita l'armatura tedesca da parata, spedita a Venezia, affinché Tiziano la riproducesse accuratamente nel ritratto che l'artista stava dipingendo e che, evidentemente, non è dal vero. Nella primavera del 1538, una lettera del pittore preannuncia alla moglie, duchessa Eleonora Gonzaga, la consegna del suo ritratto collegato. Con indosso la sua armatura tirata a lucido per l'occasione e dello stesso colore nero corvino dei folti capelli, della barba e degli occhi, il nobiluomo ci guarda in modo fiero, mostrandoci orgoglioso i simboli del suo potere politico e militare. Nella mano destra regge il bastone del comando delle truppe di Venezia. Dall'altro lato due scettri da maresciallo sono appoggiati al muro. Quello dorato col fregio dello Stato Pontificio, l'altro argentato della Repubblica Fiorentina. Nel mezzo c'è l'oggetto più importante di tutti, un ramo di rovere che fa riferimento alla casata d'appartenenza e dal quale prende un nastro bianco con la scritta Se Sibi, a significare che lui, prima che per gli altri, tutte quelle battaglie le combatte per se stesso e per la gloria della propria famiglia. Con grande maestria, basta vedere il braccio destro che avanza verso lo spettatore, ottenuto solo col colore, senza disegno né troppo contrasto, Tiziano supera il rigido stereotipo del ritratto di Stato. Non si limita ad una retorica esaltazione del committente. Ci restituisce sia l'aspetto fisico che il carattere del personaggio, mettendo in evidenza il naso importante, il volto scavato, gli occhi cerchiati e quasi malinconici, che mostrano la stanchezza degli ultimi anni di vita. Tiziano, ritratto di Francesco Maria della Rovere, 1537-1538.